Da una parte l'esperienza e la maturità calcistica, dall'altra la freschezza e il calcio del futuro. Sono Emanuele Terranova e Xian Emmers, gli ultimi due arrivati in casa grigiorossa, i due colpi di qualità che hanno chiuso un mercato di alto profilo portato avanti dalla società grigiorossa. Cercavamo, come avevamo detto, un giocatore importante di spessore sotto il punto di vista tecnico, tattico, ma allo stesso tempo cercavamo un giocatore che potesse darci una mano con la sua personalità in campo e fuori dal campo, e credo che Emanuele ha tutte queste qualità e si è subito integrato bene, anche se da pochi giorni, con il nuovo ambiente. Abbiamo cercato, voluto fortemente, anche se non è stata una trattativa semplice perché aveva tante altre situazioni interessanti, molto interessanti, ma ha sposato sin da subito questa causa. Le prime parole del difensore sono di ringraziamento alla proprietà e alla dirigenza. Sono contento, ho trovato un gruppo fantastico e una struttura ben organizzata. Sono felice della scelta che ho fatto e spero di contribuire al grande salto che ci aspettiamo tutti quanti. A me non ha regalato mai niente nessuno, quindi le promozioni me le sono conquistate sul campo. Con il lavoro, con la dedizione, e si costruisce giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, ecco. Quindi sarà sempre un campionato, sappiamo che il campionato di Serie B è un campionato difficile, quindi ci sarà da lottare tutti insieme, e dobbiamo essere professionisti sia in campo che fuori dal campo. Le mie sensazioni positive sicuramente, come ho detto prima, ho trovato un gruppo veramente compatto di ottimi ragazzi. Sono felice di questa scelta che ho fatto, non era semplice da parte mia, però sono orgoglioso di averlo fatto. Seguivamo Emmers da tantissimo tempo, ha confidato il DS Rinaudo presentando il giovane interista classe 99 che in un primo tempo era stato tolto dal mercato su richiesta di Spalletti. La possibilità si è riaccesa soltanto negli ultimi giorni, ha proseguito. È un giocatore molto giovane, con grandi qualità tecniche ma anche difensive, con la mentalità e la capacità per intervenire in determinate situazioni. È considerato uno dei migliori giovani del nostro campionato e l'Inter ha scelto di trasferirlo a Cremona per dargli più continuità. Giovane ma con le idee chiare, figlio d'arte, suo padre Marc Emmers, ex giocatore della nazionale belga e della Perugia di Gaucci, ha raccontato come è arrivato alla scelta di venire a giocare in Italia. No, è stata una scelta mia, mio padre mi ha detto le cose positive, le cose magari negative che puoi incontrare, e ha lasciato la scelta a me. Io ho detto subito vado in Italia, vado a fare esperienza, perché ero un giocatore in un club che era più tecnica, che allenava più tecnica, avevo bisogno di più fisica, fare contrasti, avevo bisogno di quello, allora sono arrivato qua in Italia. Reduce da una stagione incredibile con la primavera dell'Inter, che ha vinto campionato, Supercoppa e torneo di Viareggio, è ben consapevole di doversi guadagnare un posto e ammette con un sorriso: ho vinto un paio di coppe, però questo è il calcio dei grandi, è diverso.